Sapere no, che, no, vi racconto questa. Allora, eravamo con un nostro stand in fiera a Padova, a un certo punto si presenta un signore, noi avevamo questa enorme scritta alle nostre spalle, Uno Magazine, questo signore si toglie gli occhiali di una certa età, poi ci osserva, poi guarda, poi mi avvicina e fa... Avevo anche a me un magazine una volta. Fantastico. E lì abbiamo capito che insomma che era bello. Senti, Claudio. Pensavo che te avessi domandato se ti affittavi il magazine. Perché... Anche questo era, comunque, era un obiettivo. Comunque si intuisce che ha anni e anni di storia questo Entriamo magazine. Entriamo nel 24esimo perché praticamente anno. C'è una foto, mi sa, di repertorio anche di Remigio. Non so se lo vedete qui, che risale al 1824. Sì, punte, questa è recentissima ecco, invece perfetto. Di Remigio. Ecco, pensa, sì? Recentissima. Sì, sì, sì. Pensa, non sei cambiato per niente. No, sono andato alla presentazione del sito. Esatto, abbiamo fatto serata, uno degli eventi legati alla rivista e c'era anche il nostro remigio. Claudio, da giornalista, scrittore ed astrologo, ma come ti è nata questa passione per l'astrologia? E poi così parliamo. Sì, in due parole, cioè praticamente molti anni fa io conducevo una trasmissione a Radio Padova perché ho lavorato appunto in emittente privata e all'epoca è arrivata la famosa astrologa, arrivava addirittura da Torino, si chiamava Gaia e sai che... Torino è la città magica per eccellenza e quindi arriva da questo personaggio un po' particolare e il direttore dell'emittente a suo tempo mi dice devi affiancarla tu perché questo di radio non capisce nulla e gli devi dare i tempi eccetera. Io di astrologia non capivo nulla, eravamo perfetti l'uno per l'altro. Abbiamo cominciato questa trasmissione e un po' alla volta mi sono appassionato. Perché appassionato? A me interessa che cosa? Tu mi stai chiedendo perché mi sono appassionato. Perché? Ti ringrazio della domanda. Figurati. Mi sono appassionato per l'aspetto statistico. Cioè ho cominciato ad associare alle caratteristiche dei vari segni, non so, mio cugino, mia sorella, la fidanzata del momento, eccetera. E ho cominciato a vedere che effettivamente qualcosa ci azzeccava. E quindi ho scoperto che gli arieti sono particolarmente impulsivi, ad esempio, che i leoni sono particolarmente generosi, che i vergini sono particolarmente precisi e pignoli, e via di questo passo. E via di questo passo, va bene. Allora, però a gente casa arde dal divinare e sapere cosa che aspetterà questo anno che viene. Tra l'altro abbiamo delle bellissime ragazze che sono venute a trovarci questa sera proprio per rappresentare i segni zodiacali e lo faranno con il Lecca Lecca della Plusia. Esatto. E cominciamo quindi con che segno? Con l'Ariete. Con l'Ariete. Allora, Elena rappresenta l'Ariete. Ecco, Elena è nata il 7 aprile, effettivamente, come tutti ben sanno. Allora, come fai vedere bene questa Ariete? Intanto volevo fare una piccola premessa, proprio un breve cappello introduttivo. Allora, dovete sapere che ci sono quattro segni per quanto riguarda il 2006 che finalmente respirano rispetto all'anno precedente, che sono nell'ordine, Ariete, Bilancia, Capricorno e il Cancro. E quattro segni invece che... In apnea, ma li diremo dopo così. Sì, Claudio, ho visto che respira bene sto segno. Dai, qua. Cosa disemo dell'Ariete? Allora, Ariete, quattro stelle intanto quattro per l'Ariete. Sì, esordiamo. Perché praticamente nel 2006 si comincerà finalmente a raccogliere il frutto dei duri sacrifici che sono, e delle rinunce che ci sono state nell'anno precedente. No? Sì. Questi sacrifici e rinunce dovute a Saturno. Cercate di memorizzare bene il nome di questo pianeta perché lo ritroveremo spesso. Okay. Il grande potatore, colui che taglia i rami secchi dell'esistenza. Saturno, infatti, intrigono al Sole dell'Ariete, ci rimarrà anche nel 2006 e promette un periodo di concretizzazione. Molta energia poi deriverà dalla posizione benefica di Plutone, che darà una grande autorevolezza e permetterà agli Arieti di sfoderare un carattere non più impulsivo. L'Ariete è un po' noto per questo suo carattere impulsivo e per gli scoppi di ira, che però passa subito. Intanto fa dei danni clamorosi, ma poi passa subito. Allora saranno più tranquilli e quindi più incisivi. Questo non farà che procurare l'ammirazione degli altri e il raggiungimento degli obiettivi che l'Ariete si è prefisso. Ottimo il periodo, segnatevi questa data, il periodo tra giugno e luglio, quando Mercurio sarà in congiunzione con Saturno. Mercurio è il pianeta delle facoltà intellettive e quindi... sarà anche un po' di cervello e di zucca in quel periodo. Bene. Ottimo allora tra giugno e luglio per l'Ariete e riceverete ottime proposte nel settore lavorativo da parte di qualcuno che finalmente si è accorto di voi. Oh, perfetto. Boh. Quindi adesso bene per l'Ariete, un altro segno allora al toro. Il toro. E qui abbiamo la Silvia. Prima nota dolente, Silvia, ecco che è del toro, nata il 7 maggio, anche esatto. Silvia, appunto. E quindi che parliamo 7. Del segno del toro. Qui una stella purtroppo, perché il toro è uno di questi quattro segni in apnea per il 2006. Mio fidanzato è toro, Porastella, mi pare che non sia poi messo tanto male tuo fidanzato. Non si prospetta per nulla facile questo 2006, infatti ha ben tre pianeti che sono in posizione cosiddetta dissonante, che sono Saturno, Giove e Nettuno. Sto Saturno, è sempre là che... Scusa,
quanti pianeti erano, perché guardando il segno pare che abbia bei pianeti la nostra ne ha ben tre, Saturno, Giove e Nettuno, che sono dissonanti. La Silvia, comunque tu osservandole dal lato oscuro della Luna forse qualcosa riesci a cogliere. Perfetto, stavo ben qua dove che sono. Allora, tutti questi pianeti dissonanti portano qualche rallentamento e qualche ostacolo sul cammino dei tori. Marte in particolare vi sospinge a correre fino al 17 febbraio, ma questo fatto di correre vi farà bruciare le tappe, cari amici del Toro, e quindi qualche ostacolo non potrà che portarvi a riflettere sul vostro operato piuttosto frettoloso. Infatti, quando ci sono i pianeti dissonanti, i segni si comportano in modo anomalo. Ad esempio, il Toro che corre è un'immagine un po' forte, pittoresca, perché di solito è molto quieto molto e tranquillo. Tanto. Quindi l'invito per il 2006 sarà quello di imparare ad essere più accorti ed oculati nelle scelte. Ma attenzione, in autunno finalmente cadono le foglie e la situazione migliora. Ecco. E dal 24 novembre, segnatevi anche quest'altra data, del 2006, ovvero da quando Giove si sposterà dal segno dello Scorpione nel segno più favorevole a voi del Sagittario, avrete insomma un po' di respiro, riuscirete ad uscire da questa apnea. Sì. È un anno comunque di maturazione. Perfetto. E dovranno dare prova a se stessi del proprio spessore, della propria capacità di recupero. Un anno buono per l'amore, soprattutto nel periodo a cavallo tra maggio e giugno, perché c'è una bella Venere nel segno. Guarda, abbiamo detto che il Toro corre, infatti è corso via ed è già su, è pronto con i gemelli. Gemelli, ecco. E questo diciamo che Gemelli fa parte della quaterna invece che sta a metà classifica, no, nel 2006. Cioè, né carne né pesce. Beh, insomma, vegetariani. Né panne puenta. Vegetariani, no. Per il 2006 i Gemelli non dovrà scendere a patti con se stesso, ma puntare ad imporsi senza cedere alla prima difficoltà. Una caratteristica del Gemelli è quello che molla che subito, si stufa quasi subito. Siete sotto l'influsso di un transito impegnativo, perché avete la quadratura di Urano dal segno dei Pesci. Quadratura, ecco, ritornerà spesso quadratura. Questo, quadratura 90 gradi, 90 gradi? 90 gradi è già, 90 gradi non... Fa già intuire quadratura. Qualcosa. Allora, quando Urano è in quadratura, sottopone i soggetti che sono vittime di questa quadratura a dei cambiamenti repentini. Pertanto questi cambiamenti saranno all'ordine del giorno per i Gemelli e non ci sarà alcuno spazio per la pigrizia nel 2006. Ah. Quindi belli attivi. Dovrete mostrarvi più maturi di fronte a un destino che incalza e che non concede di giocherellare come l'indole dei Gemelli inclina a fare. Gemelli è un po' testa il giocherellone dello zodiaco. Un bel aspetto invece di Saturno dal segno del Leone vi aiuta in tutto questo, perché vi permette di concretizzare idee nuove e vecchie e vi aiuta a costruire solide basi per il futuro. Finalmente anche un po' di stabilità economica, che non guasta mai, non guasta per mai. I Gemelli, certo. E che vi dà qualche possibilità di lanciarvi in qualche piccolo lusso. Arriviamo Perfetto. Al quarto segno di questa prima quaterna. Il Cancro. Il Cancro. Il ecco, cancro. Il Cancro. Mi piace mia il Cancro. Oddio, Silvia però lo interpreta benissimo. Ecco Silvia, nata il 7 luglio, anche lei è il segno del Tutti Cancro. Tutti il 7, guarda. Il 7, guarda. Il 7. Che combinazione, luglio. Allora, il Cancro, finalmente diamo qualche parola di conforto a questo segno dominato dalla Luna. Non darla a me perché... Roberto, perché esce da un triennio un po' impegnativo il Cancro, perché c'era Saturno nel segno del Cancro nei due anni e mezzo precedenti, e quindi già il Cancro è uno che si lamenta, un po' polemico. In questa occasione, insomma, finalmente può cominciare a respirare. Tre stelle per il Cancro. Ah, però. Allora, Saturno, dicevamo, se n'è andato da un bel po', perché è uscito il 16 luglio, te sei accorta? Come no? E vi siete ritrovati ad aver fatto piazza pulita, perché Saturno fa piazza pulita. Ricordatevi, quando Saturno è in quadratura, in opposizione, oppure nel segno, va a toccare tre aspetti fondamentali dell'esistenza dei soggetti, che sono l'amore, il lavoro e addirittura il domicilio. A volte ci sono anche dei traslochi in corso. Quindi di solito il Cancro avrà fatto tutto di quello che ho appena, a cui ho appena accennato. Adesso, sospinti da Giove e Urano, che sono tutti e due questi pianeti intrigano rispetto al Sole natale, hanno buone nuove per quanto riguarda il 2006 su tutti i fronti. Il clima è più disteso. E vi tornerà finalmente la voglia di amare, cosa che di solito il Cancro non abbandona mai, perché è un grande sentimentale, però negli ultimi tempi è stato particolarmente escluso da questo sentimento. Non sono esclusi invece i colpi di fulmine per il 2006, o addirittura il recuperare dei vecchi rapporti che si erano interrotti. Sarete sempre più ricercati da parenti ed amici, soprattutto se avete chiesto dei soldi in prestito, no, sto scherzando, e costituirete il centro dell'attenzione nei rapporti sociali. A voi l'abilità di saper selezionare però nel miglior modo questi rapporti, amorosi o di lavoro,
e la possibilità di cogliere le ottime prospettive che si apriranno sul fronte del lavoro grazie ad una vostra insolita grinta e determinazione. Benissimo. Fine, primi quattro segni, Roberto. Esatto, Simo, Roberto. Rivai, sì. Veloce. Allora, Simo, rivai al momento della pubblicità. Due minuti vado a farmi un segno con l'amica Silvia, dopodiché ritorniamo subito. Seconda parte della puntatona speciale di Natale e ripartiamo subito immediatamente con uno dei segni più belli dello zodiaco, perché è il mio, con il leone, vero? Sì, certo, il leone è l'unico infatti che quando si chiede qual è il segno più bello dice leone, senz'altro il leone, però il leone quest'anno, come ho detto prima, è un segno un po' in apnea, ecco, perché c'è il transito, è il transito di Saturno, mia cara Gloria, non c'è nulla da fare, no. E quindi... Per favore, Saturno nel segno non vi regalerà proprio nulla, potreste addirittura sentirvi demoralizzati. Perfetto. E questo è uno stato d'animo che a te non appartiene generalmente. Di solito no, però. C'è anche l'autostima che è sotto i tacchi, ecco, quest'anno, e anche questa è una cosa strana, però insomma questo fatto di sentirvi sottovalutati è un momento transitorio. Il consiglio è quello di andare avanti e di non soffrire troppo per questo, ma di cogliere invece questa occasione come un momento di profonda maturazione. Eh sì, cogliamola, cogliamola. Eh sì, matura al tempo, al posto giusto. Sì, lasciami stare che devo rialzare la mia autostima. Cara Gloria, c'è Giove quadrato. Giove quadrato, purtroppo c'è Giove quadrato che non promette entrate finanziarie facili, ma tutto ciò che guadagni, ma tutto ciò che guadagnerai sarà il frutto di un serio impegno. Per il prossimo anno, attenzione cari leoni a casa, di badare alle spese e di tenere un profilo un po' più basso e meno leonino, voi siete le mani bucate dell'astrologia. Qui, e soprattutto attenzione perché Saturno governa l'apparato osteoarticolare, quindi ecco, niente sport estremi per il 2006. Poi che cosa? Senza soldi, poi, senza salute, però senza puoi casa. A dama, a scacchi e a scopa con beneficio alimentare. Sì. Bene, una stella per il leone. Bene, passiamo al segno della Vergine, invece, che è un altro di quei segni... Grazie comunque per le buone notizie. È un anno, come ti volevo dire prima, Silvia, senza infamia e neanche gloria, purtroppo, perfetto, per il leone. Senza allora, gloria? Come abbiamo senza gloria? Questa. Vergine, Vergine due stelle. Buona posizione di Giove che invece rassicura il settore finanziario. Quelli della Vergine sono molto attenti all'aspetto venale dell'esistenza. Sono anche un po' tirchi, sarà... no? Diciamo sono parsimoniosi. Quindi raccoglierete ottimi risultati e potrebbe essere arrivato per la Vergine il momento di investire su una casa di proprietà o di cambiare lavoro, quindi di entrare a far parte di una struttura più gratificante sia economicamente che magari sotto profilo professionale. Però attenzione, Urano è in opposizione dal segno dei Pesci. E Urano chi è? Quel pianeta birichino che fa fare i cambiamenti repentini. L'uragno. E quindi quest'anno la Vergine, che solitamente invece ama la routine, soprattutto dopo mangiato, comunque ama la routine nel senso che le abitudini, eccetera, quest'anno sarà un anno un po' insolito. Lo scoprirete così, pervaso da, alla ricerca addirittura di nuovi orizzonti amorosi. Quindi, insomma, in guardia chi attenzione sta con la Vergine. Mm. Da febbraio alla prima metà di aprile, però, con l'opposizione di Mercurio, potreste sentirvi vulnerabili alle critiche che arrivano proprio nel vostro ambito lavorativo. Saturno, in ogni caso, nel dodicesimo campo, vi rende più profondi a livello esistenziale. Passiamo al terzo segno di questa seconda tornata, la Bilancia. Bilancia. Ecco qua, la Bilancia. Elena, nata il 7 ottobre. E quindi la nostra Elena, con il suo lecca-lecca della Bilancia, rappresenta un momento molto gioioso perché finalmente anche gli amici della Bilancia si riprendono dopo due anni di tormenti. Questo perché Saturno si è spostato e quindi il settore lavorativo è in crescita e ci sono ottime prospettive di successo. Poi abbiamo una schiera di pianeti del calibro di Plutone, Nettuno,
Chirone, chi? Chirone, che aiutano ad acquistare un certo prestigio professionale. Purché vi dimostriate equilibrati nel dosare ragione e sentimento, questa è una caratteristica tipica delle bilance. È importante dare spazio a quest'ultimo, altrimenti potreste apparire algidi, che non è un gelato, ma è qualcosa che non è piacevole, soprattutto nei rapporti sociali. Algidi. Vi ritroverete a dover conquistare una profondità d'animo anche a costo di qualche piccola sofferenza e farete bene a dare ascolto ad una persona più anziana, non proprio vecchia. Una come Remigio, come Roberto. Più saggio, sì, ecco, e quindi che vi guiderà sulla strada maestra. Veniamo al quarto segno che lo